bene, allora una brevissima osservazione per ciò che è stato detto dal Presidente Consiglio in merito alle modalità di convocazione del Consiglio. Si è commentato, ma anche un po' polemizzato sul fatto che vengano normalmente convocati con in modo straordinario, a fronte del fatto che ci sarebbe l'opportunità di convocare questo Consiglio Comunale con una modalità ordinaria. E allo stesso tempo, diciamo, così si sono spese parole cose eccessive sulla necessità di rendere disponibili gli atti per i consiglieri. Ecco, volevo far notare che tra la convocazione ordinaria e straordinaria, dal punto di vista della disponibilità degli atti, non c'è nessuna differenza. Infatti devono essere messi nella possibilità di consultazione da parte dei consiglieri in entrambi i casi 48 ore prima della convocazione. Diciamo, l'unica differenza sostanziale sta nel fatto che il consiglio convocato con una procedura ordinaria deve essere convocato con 5 giorni di preavviso, quando invece straordinario con 3 giorni. Di conseguenza, sostanzialmente, i consiglieri avrebbero la possibilità di conoscere con 2 giorni di anticipo meramente i titoli senza possibilità comunque di consultazione. Ma peraltro vorrei aggiungere che in più di un'occasione che questo consiglio così è stato, i consiglieri della minoranza non si presentano poi alla conferenza dei capigruppo e noi diciamo e veniamo, è vero, in modo irrituale rispetto a quanto previsto dal regolamento, ma è un'occasione comunque per conoscere, per discutere e per approfondire le tematiche che poi si discutiamo in consiglio. Ecco, per cui vorrei esortare i capigruppo, tutti quanti, a presenziare per il futuro alla conferenza del capigruppo. Se ci sono repliche, prego. Sì, infatti è vero, nel senso che nell'ultima io personalmente non mi sono presentata, ma perché per motivi di lavoro se si fanno al mattino, penso che nel momento io questo non riesco a venire. Potevo delegare Roberto, ma Fuggini, ma in realtà anche lui lavorando non può, e il consigliere bolognese anche lei ha di familiare ma di venire. Mi sembra, come fanno per il mio gruppo, che in genere noi, o io o chi per me, sia sempre lungo, anche se gli orari a volte erano effettivamente un pochino proibitivi per noi. Non è la prima volta. Abbiamo spostato l'orario alle 18 del pomeriggio, ma siamo disposti ancora a modificarlo se ci dite che possiamo definire un orario ancora più comodo. Il problema non è questo. Se diciamo, ci informate di questa vostra ulteriore necessità, noi siamo disponibili ad adeguarci, pur di appunto, soddisfare in pieno il diritto di informazione che tutti i consiglieri devono avere presentarsi in modo compiuto alla seduta del Consiglio. Allora, passiamo all'approvazione dei verbali della seduta del 27 settembre 2012. Mi ricordo che era assente il consigliere Vitali. Favorevole all'approvazione? Tutti favorevoli. Astenuti? Punto 3. Approvazione della convenzione con il Comune di Mezzana Vigli per il servizio di trasporto alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado di San Lazzaro dei Burgondi per l'anno scolastico 2012-2013. Ricordo che esiste già una convenzione e che con questo atto noi intendiamo prorogarla per quanto concerne appunto il trasporto degli alunni nelle scuole medie anche per l'anno 2012. Si contempla un'economia di spesa di circa 4.500 euro tra i due comuni che verranno ripartite poi in funzione del numero di abitanti dei comuni di San Lazzaro e di Mezzana. È un servizio ovviamente che serve in modo particolare
valor Savigli e l'infrazione Savaginta quando non siamo sanizzati. Ci sono interventi? L'assessore Granizzi, prego. Sì, queste convenzioni vanno, come la precedente, vanno nell'ottica di una migliore redistribuzione delle risorse economiche e anche nell'ottica di un allargamento, di una condivisione dei servizi da parte degli enti locali. Il risparmio complessivo che deriva da questa convenzione è di circa 4.500 euro sull'intero importo, e questa cifra poi ovviamente verrà ripartita in termini di economicità ai bilanci dei due comuni. Passiamo alla votazione. Favorevoli alla correzione della convenzione? Tutti favorevoli. Votiamo l'immediata eseguibilità? Tutti favorevoli. Punto 4. Approvazione schema di convenzione per l'accesso al centro di uno di esame di San Lazzaro del Fondi da parte di un utente non residente. Ecco, ricordo che questa delibera è finalizzata al fatto di migliorare gli introiti al fine di colmare i sbarazzi che si sono verificati l'anno scorso e l'anno precedente. Diciamo che il gap negativo è di circa 50.000 euro all'anno. Ci sono presenti dal nostro centro di urlo 20 ospiti, di cui 14 provengono da fuori comuni e 6 invece sono residenti al comune di San Lazzaro. La rete di 15 euro per gli ospiti provenienti da comuni convenzionati e di 34 euro invece per gli ospiti che vengono da comuni non convenzionati. Il contributo dei comuni è di 1.500 euro all'anno per quanto concerne i comuni che partengono dal nostro piano di zona e 2.100 euro all'anno invece per quelli esterni al piano di zona. Ecco, puntualizzo che è un'assoluta necessità che abbiamo per ripianare le spese. Peraltro, ecco, si dovrebbe votare lo schema in questo caso, si dovrebbe votare lo schema di convenzione, ma siccome non è arrivata ancora la conferma da parte di tutti i comuni che hanno ospiti appunto presenti nel centro di uno disabili, sarebbe opportuno rimandare la delibera. Per cui propongo questo rinvio a una delle successive consegne. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, votiamo il rinvio della convenzione, sicuramente assessore Bellini. Favorevoli al rinvio? Tutti favorevoli. Punto 5. Approvazione del regolamento per la disciplina della gestione della sponsorizzazione. Ecco, questo è un regolamento che è assolutamente necessario e urgente, tenuto conto del fatto anche così delle difficoltà economiche che ha il Comune, ma che hanno tutti gli enti locali a sostenere determinate iniziative. Ricordo brevemente quali sono i punti che contemplati dal regolamento. La scelta dello sponsor, l'individuazione delle iniziative, il contratto di sponsorizzazione, l'utilizzo dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla sponsorizzazione, il diritto di rifiuto, il trattamento dei dati personali, aspetti fiscali, verifiche, controlli, eccetera. Così sintetizzo quali sono, diciamo, le parti, credo, sostanziali del regolamento. Il regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione di iniziative promosse, organizzate e gestite dal Comune o comunque di interesse dell'amministrazione. Si definisce contratto di sponsorizzazione, un contratto a titolo oneroso mediante il quale il Comune, sponsi, offre nell'ambito di propria iniziativa un terzo, sponsor, che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione
che risulta proprio è caduta. In questo momento sembrava una notizia quindi di commento interpersonale, chiedo scusa. Dicevo che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione per la possibilità di pubblicizzare in apposito determinati spazi, nomi, luoghi, ambito, eccetera. Per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni, servizi, prestazioni e ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, luogo, marchio, attività, prodotti, eccetera, ovvero conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio di immagine. Lo sponsor è colui il soggetto privato, persona fisica o giuridica, o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il comune. Ancora una parte mi sembra rilevante, il diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili, l'amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora ritenga opportuno derivare un conflitto di interesse tra attività pubblica e quella privata, ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative, reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale, la reputi inaccettabile appunto. Sono in ogni caso incluse le sponsorizzazioni che riguardano propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla distribuzione e produzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale. Messaggi offensivi, incluso l'espressione di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Ci sono interventi? C'è stato un effetto. Questo ci sono delle diversità che riguardano i porti di questa sponsorizzazione. C'è qualcosa che cambia? Sì, certo, perché da 40.000 euro in avanti alle sponsorizzazioni si applicano i principi del codice dei contratti, perché di fatto la sponsorizzazione è una prestazione di servizio, quindi è giusto che va di solito. Bene, votiamo quindi per l'approvazione del regolamento, favorevoli? Sì. Tutti favorevoli. Punto 6, votiamo l'immediata esecutività, scusate, tutti favorevoli. Sesto punto, proposta dalla lista Silvia Bellini Sindaco in merito alla possibilità di assicurare una convenzione con la società che gestisce la centrale elettrica all'energia alternativa di Lucione. Prego, consigliere Bellini. La centrale elettrica all'energia alternativa di Lucione rappresenta un'opportunità sul tema delle energie alternative e delle fonti rinnovabili. Il Comune di San Lazzaro, in collaborazione con la società privata che gestisce l'impianto, potrebbe promuovere, secondo noi, una serie di visite dedicate allo sviluppo sostenibile e rivolto agli studenti delle scuole cittadini e a quelli dei paesi limitrofi per spiegare ai più piccoli l'importanza di queste fonti energetiche. Infatti, anche in Italia l'energia alternativa sta conquistando un interesse sempre maggiore, sia per l'esaurimento delle tradizionali fonti energetiche che per la tutela dell'ambiente. E per questo noi abbiamo proposto di tentare di fare questa convenzione, se è possibile. Grazie. Lei, pensando lei, Lucio, posso fare questa domanda? Sì, più o meno sì, lo so, ma non con certezza, perché incide sulla convenzione, no? No, però mi sembra strano che si chieda di stipulare una convenzione con un'azienda per un abito di cui non si conosce la collocazione. Lei sa qual è l'azienda con cui dovremmo firmare la convenzione? Io voglio sapere se è un interrogatorio o se mi risponde. No, ma scusi, lei ha presentato un ordine del giorno, si presume che sia presentato, abbia acquisito tutti gli elementi propositivi utili e di interesse per la comunità. Io però se mi sta dicendo, se non sa di ciò, e questa azienda qual è? Io so qual è, ma lo dirò lei. No, l'ordine del giorno l'ha presentato. Secondo me ha un'importanza rilevante, mi sembra più rilevante sapere se voi, come amministrazione, siete intenzionati per i nostri alunni, dei nostri paesi, dei paesi di limitrofi, a stipulare questa convenzione. Poi
se deve essere un interrogatorio privato. No, no, questo, qua, questo è un ambito assolutamente pubblico, per cui io le sto facendo, le faccio delle richieste per capire la fondatezza anche dell'ordine del giorno, però mi pare di capire che è stata buttata un po' lì, forse come era stata buttata lì la, l'interpellanza sulla messa scolastica da parte del sopravvolo dell'ASP, in cui poi si è verificato che non era la ASP, ma era una relazione che proveniva dalla commissione messa. Ecco, chiederei, e non è la prima volta che lo faccio, che quando si propongono interventi in sede di consiglio, le basi, fondamenta, le informazioni e le finalità che siamo siano serie. In questo caso mi sembra che, non so, che stiamo parlando. Io chiederei che come opposizione fosse un pochino più rispettato, perché al di là del fatto che quello che noi scriviamo lo scriviamo, rappresentiamo comunque una parte dei cittadini e secondo noi non è conveniente rispondere lei, signor sindaco, se quello che stiamo facendo sia giusto o non giusto. Però, dal punto di vista politico voi potete dire fare quello che volete, ma quando venite in consiglio e presentate un ordine del giorno, deve essere solo qua. Guardi, adesso le faccio vedere qualche immagine, questo sì. Questo è il liceo, si trova la strada che dal panificio strada va verso la sala di ma questo è il bordo di quella strada che ho visto prima. Questo è il cancello d'ingresso. Qui appena entrati ci si trova a passare sopra per l'uticello senza riparo. Ai lati del quale c'è questo. O questo. Ecco, adesso a prescindere, ma lei manderebbe i suoi figli o i suoi nipoti in una visita guidata in quel posto? Scusi, ma adesso il carico è sorgerebbe, quindi... Dovrebbe dirmelo lei, visto che ha fatto la... Dove sorgerebbe la centrale? Io so che sorgerebbe, doveva sorgere lì. Questo è quello che so, poi voglio dire... No, appunto, ma secondo lei in un posto come quello sarebbe opportuno accompagnarci dai bambini delle scuole? Io sinceramente io non ci sono mai stata, però e la prossima volta se posso porterete un po'. La ringrazio, la ringrazio. Ecco, forse la persona diciamo più informata nell'ambito dell'amministrazione Pazzini che ha seguito un po', che sta seguendo tutta la progettualità che riguarda quella zona, se magari ci vuole dare qualche informazione in più, gli lascerei la parola, prego. Sì, fuori di fotografie che danno già una dimensione della situazione. In effetti su questo sito che storicamente rappresenta un sito storico per Sannazzaro, sono passati più di 100 anni da quando la prima energia elettrica veniva fornita e prodotta in quel luogo, c'è stato l'interesse, c'è l'interesse di una società privata di riattivare questa centrale, questo è vero. La società Gamma Tecnologie di Montara, di proprietà della famiglia Savini, che ha avviato una pratica presso la provincia di Pavia per avere l'autorizzazione alla produzione di energia elettrica. Quindi siamo davanti ad una situazione di movimento che sta andando attraverso un insieme di lavori, di attività che sono in corso a riattivare, noi pensiamo, quella centrale, e ne siamo anche contenti, come penso ne siano contenti e soddisfatti tutti, indipendentemente dai cittadini di Sannazzaro. Tra l'altro questa centrale, quando potremo così chiamarla, adesso è ancora in parte un rudere, è a ridosso di un'area interessante che riguarda la collina del Po e quindi potrebbe diventare in effetti un futuro sul piano ambientale, sul piano delle energie rinnovabili, un centro che potrebbe, ripeto, potrebbe essere un momento di attenzione sia per la didattica che per la musealità
che per la storia che quel posto rappresenta. I lavori sono tuttora in corso, avete visto, è presto dirlo, per arrivare a fare un discorso di visite guidate o quant'altro, ci deve ancora passare di tempo. Noi seguiamo la vicenda, la seguiamo da tempo e quando le cose saranno mature, certamente ci prenderemo cura di provare ad attivare un discorso di collaborazione con la proprietà che per la verità pensa a produrre energia elettrica, giustamente, dopo aver speso dei soldi, mentre noi come ente locale abbiamo altre mire ed altri obiettivi da raggiungere che potranno certamente, a mio avviso, essere raggiunti con la collaborazione del privato e perché no della stessa provincia, che potrebbe vedere su questo punto un punto significativo di interesse sovracomunale, perché così ha da essere. Mette insieme le energie rinnovabili, la storia del territorio, la collina del Po, tutto un insieme di punti interessantissimi per la realizzazione di questa iniziativa. È presto dirlo, quindi io direi che questa richiesta che è arrivata è una richiesta che sicuramente degna di nota, ma come avete visto dobbiamo attendere ancora qualche tempo gli sviluppi che ci saranno, perché adesso di pratico non si può fare nulla assolutamente, anzi è una zona pericolosa da non frequentare perché non ha le transenne, ci sono dei dirupi, non va per niente bene. Il tempo ci dirà, non ci auguriamo che possa essere un tempo non troppo in là, ci dirà se possiamo procedere con un'iniziativa che potrà portare anche a visite guidate sul territorio quando la centrale funzionerà. Altri interventi? Ecco, sulla base di quanto è emerso, diciamo, dal dibattito, è chiaro che non ci sono elementi sufficienti per poter esprimere un parere favorevole in questo caso, soprattutto sulla base delle scarse informazioni che ci ha fornito il capogruppo del Gini. Vorrei ricordare che non siamo in campagna elettorale, per tutti non è una questione di rispetto, non sono io che devo rispettare voi, siete voi che dovete rispettare questo posto istituzionale dove vengono prese decisioni importanti e utili nell'interesse della comunità. Per cui invito a esprimersi per il non accoglimento della proposta della lista di favorevoli dal non accoglimento. Contrari? Contrari al non accoglimento. Grazie. Ultimo punto all'ordine del giorno è la mozione del rappresentante della lista del in merito all'approvazione di atto di indirizzo finalizzato all'espressione di solidarietà nei confronti dello società CIMIS con il CF e Marcato. Prego. I consiglieri Bellini, Fuggini e Bolognese propongono che il Consiglio Comunale, nell'esercizio della sua funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, approva un atto di indirizzo nei confronti del Sindaco e della Giunta perché esprimono la solidarietà del Consiglio Comunale nei confronti dei lavoratori delle società CIMIS SRL con CF SRL Marcato per il difficile momento che stanno vivendo, facciano quanto di loro competenza per tutelare le sedi più opportune, i diritti e la dignità dei lavoratori e dei loro familiari. Grazie, ecco, ci siamo già espressi in apertura del Consiglio la volta scorsa, a prescindere da ogni invito o incitamento in questo senso, direi che è un atto doveroso da parte della nostra amministrazione in questa fase così delicata per tanti lavoratori, cercare di attivarci per ottenere il massimo risultato possibile dal punto di vista del mantenimento della popolazione locale. Ecco, proprio oggi ero con l'assessore Invernizzi, dall'assessore provinciale Pendolise, anche
valutare delle iniziative collaterali, ma sicuramente utili a favorire il ricollocamento, diciamo, dei nostri lavoratori in difficoltà. C'è un progetto di mobilità di cui probabilmente avete già letto, promosso dalla provincia, finanziato dalla regione, che prevede incentivi fino a 8.500 euro per le aziende che assumessero appunto lavoratori in mobilità. Oltre a questo esiste anche un progetto sugli incentivi per l'apprendistato che sicuramente è nostro interesse per seguire. Per quanto concerne appunto invece il progetto di mobilità, abbiamo un programma di fissare un incontro con le aziende del territorio, con la partecipazione della provincia che esporrà appunto gli aspetti anche del progetto, in modo che si creino i presupposti per favorire poi il riassorbimento di tutti i lavoratori che sono in difficoltà. Peraltro mi risulta anche che ci sia già una fase diciamo, di indagine da parte delle aziende che si sono aggiudicate gli appalti per acquisire manodopera, magari attualmente impiegata in altre aziende che si dovrebbero acquistare una fase più difficile, in modo da non creare problemi e squilibri sul mercato del lavoro della nostra città. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Propongo sicuramente l'accoglimento della mozione presentata dalla lista dei primi. Favorevoli? Tutti favorevoli. Gli ordini, i punti dell'ordine del giorno sono esauriti, per cui chiudiamo il consiglio. Grazie a tutti.